Il 2018 è un anno fondamentale per la fisica solare perché vedrà lanciate due nuove missioni per studiare il misterioso meccanismo di surriscaldamento della corona, le dinamiche del vento solare, le condizioni in cui si verificano le eruzioni solari. Il Parker Solar Probe della NASA si tufferà letteralmente nell'atmosfera solare, arrivando a meno di 6 milioni di chilometri dalla superficie, corrispondenti a un decimo della distanza fra il Sole e Mercurio, e dovrà resistere a temperature elevatissime, fino a 2000 gradi. Nessuna sonda è mai arrivata prima così vicino al Sole. I sei telescopi, anche questi schermati ovviamente dal calore, dell'Europeo Solar Orbiter osserveranno lo spettro solare dal visibile ai raggi X, con un dettaglio mai raggiunto in precedenza. Fotograferanno per la prima volta i poli del Sole e ne studieranno il campo magnetico. Dopo il lancio ci vorrà un po' di tempo perché le sonde raggiungano il loro obiettivo. La navicella europea impiegherà circa 3 anni e mezzo, utilizzando molteplici assist gravitazionali dalla Terra e da Venere per entrare finalmente nell'orbita operativa abbastanza circolare. Durante i 7 anni di durata della missione, l'orbita si inclinerà progressivamente al di sopra dell'eclittica per avere appunto una migliore visione dei poli. La sonda statunitense si muoverà invece su un'orbita fortemente ellittica, qui rappresentata in giallo, utilizzando la spinta gravitazionale di Venere per avvicinarsi sempre di più al Sole per ciascuno dei 24 passaggi previsti nell'arco di 7 anni. Il prezzo che questo Icaro moderno deve pagare avvicinandosi così tanto al Sole è proprio che non lo può fare per lungo tempo, perché il calore e le radiazioni rischiano di danneggiare irreparabilmente la navicella. Come curiosità finale, è stato calcolato che durante i passaggi al perielio il Parker Solar Probe otterrà il record di velocità per un oggetto costruito dall'uomo, superando i 200 km al secondo.